Ciao miei giovani Padawan, bentornati in questo video un po' così strano, strampalato, in cui come vedete sono al volante e come avete letto si intitola l'aneddoto del giorno. È un nuovo format che ho deciso di portare così per sentirci in qualche modo tutti i giorni, per restare in contatto tutti i giorni e anche perché credo che a noi musicisti capitino delle cose che voi umani non avete mai visto e alla luce di questo mi piace anche l'idea di raccontarvele. Tra l'altro rispetto a questa cosa mi sono sfogata sia su Threads che nelle storie di Instagram, ma anche qui su YouTube con un post, e ho visto che c'è stata una buona risposta perché evidentemente la storia fa piuttosto ridere. E allora alla luce di questo racconto l'aneddoto anche a chi se lo fosse perso. E ve ne racconterò sicuramente degli altri nei prossimi giorni, anche perché siamo in prossimità dei saggi e quando siamo in prossimità di saggio succedono disagi, tutto attaccato. Allora, ieri pomeriggio mi telefona una signora, la quale mi spiega per telefono di aver avuto il numero da una sua collega di scuola che mi conosceva perché avevo fatto gli spettacoli lì, bla bla bla, e mi dice: io so che tu sei venuto, poi tra l'altro mi chiami e mi dai del tu, che per me è proprio una roba, vabbè, io so che tu sei violinista, allora io volevo il violino perché a me mi piace assai il violino, quella mo mia figlia si deve sposare, proprio così parlava, mo quella mia figlia si deve sposare, io ci volevo mettere un poco la musica in chiesa per fare una cosa un po' allegra, e come funziona però volevo sapere. Quindi io le ho spiegato che ci sono diverse possibilità, diverse formazioni, il quartetto d'archi, il pianoforte con il violino e la voce, l'arpa e così via. Le ho suggerito anche di pensare, comunque essendo la cerimonia in chiesa, di inserire la voce, perché ci sono molti canti che hanno bisogno proprio del cantato, appunto della parte parlata, quindi sullo strumentale non sarebbe stato funzionale, bla bla bla. E lei mi fa: bello, sì, a me piacciono tutti, mettiamo tutto. Io ho detto: signora, perché tutti gli strumenti diventa un po' un attimo complicato, magari facciamo così, le voglio dire un po' i costi così si rende conto e fa anche una scelta in base a questo. E la signora, occhio, attenzione, rullo di tamburi, la signora mi risponde: ah, perché si paga? No signora, come qualcuno mi suggeriva nel post, noi musicisti campiamo d'aria e amore. Bello, perché si paga? Ecco, questo aneddoto finisce così con: perché si paga? No ragazzi, la musica non è un mestiere. Ciao, a domani con il prossimo aneddoto.